Terramara, anticipazioni. Scopriamo quello che andrà in onda il 7 gennaio. Nella puntata che abbiamo visto, siamo rimasti sconcertati nel vedere un Demir che non si è di certo fatto scrupoli nello sparare contro un Yilmaz disarmato e mentre era girato di schiena. Quando si è accorto che, malgrado la sua irruenza, non sarebbe riuscito a riavere Zulayl accanto a lui di nuovo insieme a suo figlio Adnan. Anche la matriarca Uncar è arrivata a casa di Yilmaz, insieme a Ghafur, e anche lei ha cercato di fermare il figlio in tutti i modi da quell'aggressione così violenta nella casa di altre persone. Ma malgrado il suo urlare per cercare di fare finire quella inutile sparatoria, non è stata minimamente ascoltata. Ed Emir è andato avanti nella sua strada e la lite a un certo punto è andata totalmente fuori controllo da ogni parte. Gli spari andavano e venivano per ogni luogo, vasi che scoppiavano, vetri che si rompevano, ogni cosa veniva colpita. Così Zulayla, molto spaventata e rendendosi conto che la cosa avrebbe potuto degenerare ancora di più ed arrivare a provocare senza dubbio la morte di qualcuno, ha deciso di arrendersi a Demir e tornare sui suoi passi, sapendo l'inferno che le sarebbe aspettato. Ma proprio mentre lei scende le scale e si avvicina a Demir, gridandogli di fermarsi, che ha deciso di tornare a casa, Yilmaz cerca di fermarla per poterla difendere e non permettere che Demir le faccia dell'altro male. Mentre la prende per un braccio per fermarla, però lo Yaman spara a Yilmaz, mentre è girato e gli dà la schiena. Gli spara colpendolo alla spina dorsale e proprio in quell'istante stesso lui crolla a terra privo di sensi. Subito dopo Ghafur e Uncar prendono Zulayla e la caricano in auto per allontanarla a forza, mentre Mujican e il dottore Sabatin sono sconvolti per quanto è accaduto. Cercano di intervenire immediatamente per salvare la vita di Yilmaz, che è incosciente. Si rendono conto immediatamente che il ferito non potrà assolutamente essere trasportato all'ospedale e quindi decidono di intervenire lì, sull'asfalto del giardino, nella casa di Fekeli. Mujican, sconvolta, si reca di corsa in ospedale a prendere tutti gli attrezzi necessari e chiede anche alla sua infermiera di fiducia di seguirla in auto immediatamente, poiché lei si sente così sconvolta e sotto shock che non è sicura che saprà svolgere il suo lavoro al meglio. Ed anche Sabatin è sotto shock, ma si rendono ben conto che senza di loro Yilmaz morirà. Fortunatamente la sua amica, che anche lei è dottoressa e che era presente al suo fidanzamento, si prende coraggio e dice che opererà lei con loro vicino. Così lo trasportano in camera, alla villa Yaman, la madre, che è totalmente sconvolta, parla con Demir e studiano un piano per impedire a Zulayla di fuggire ancora. E allora cosa fanno? Sequestrano di nuovo Adnan a Zulayla e lo portano via dalla villa per impedire così a Zulayla di allontanarsi. Durante il suo dormiveglia, ancora sotto l'anestetico, Yilmaz sogna Zulayla, i loro momenti belli, e continua a ripetere il nome di Zulayla, mentre accanto al letto di lui, che lo veglia in maniera assidua e continuamente, vi è Mujican, che sente però continuamente Yilmaz ripetere e invocare Zulayla. La cosa la turba moltissimo ed anzi entra in una profonda crisi, al punto di parlare con Fekeli e di voler lasciare il fidanzato, ma di non esserne al momento in grado. Il giorno successivo Ghafur racconta a Saniyeh e a Gulten che Yilmaz, dopo la sparatoria, è morto e che ora Demir finirà in prigione per il suo omicidio. Ma naturalmente lui pensa già di trarne beneficio da questa situazione e poterci così guadagnare qualcosa sopra. Gulten ascolta questa conversazione di suo fratello e rimane sconvolta da quello che ha raccontato Ghafur e si dispera profondamente. Quando improvvisamente la signora Uncar li chiama tutti a raccolta e racconta a tutti loro quello che è successo e come si sono svolti tutti i fatti. E dice che Yilmaz non è morto come racconta Ghafur, ma è stato curato e ora è assistito, anche se è in pericolo di vita, ma è in casa di Fekeli. Uncar e Fekeli più tardi si incontrano per parlare sulla terribile azione che si è verificata
E la matriarca a questo punto confessa all'imprenditore di sentirsi in colpa per non aver mai impedito il matrimonio tra Demir e Zuleila. Inoltre teme che, visto come si sono agguerriti i loro figli, è molto preoccupata che possa diventare sempre più pericoloso questo loro scontro. Fekeli dal canto suo non può rassicurarla sul fatto che Ilmaz se ne starà tranquillo e non cercherà a sua volta vendetta per il trattamento ricevuto. Zuleila intanto sarà quella che verrà ulteriormente penalizzata e dovrà subire le conseguenze della sua fuga dalla tenuta Yaman. Demir, infatti, deciderà di punirla severamente, tanto da allontanarla da Adnan, d'accordo con sua madre. Ma quando Zuleila si accorge che le stanno rapendo il bambino di nascosto mentre lei dorme, si mette improvvisamente a gridare e a chiamare Demir, inseguendolo, mentre lui fugge con l'auto fuori dalla villa con il bambino in braccio. Mentre l'auto, che sta scappando dalla villa, è guidata appunto da Demir con il suo bambino in braccio, Zuleila grida, grida e lo insegue a piedi nudi, correndo sia nel giardino che anche per la strada. Quando lo Yaman farà ritorno in villa, vedrà i piedi di Zuleila, poiché lei ha corso appunto a piedi nudi nel giardino e per la strada, e da quel punto crolla in un pianto disperato davanti a lei. Ben presto la protagonista prenderà del nascondiglio di suo figlio e sarà proprio Gulten che glielo racconterà, che così recupererà un po' di stima di fronte agli occhi di Zuleila, visto che negli ultimi tempi i loro rapporti non sono stati così idilliaci. Infatti Gulten vuole recuperare l'amicizia con la donna e si mette ad ascoltare Demir mentre parla Dunker nelle stalle e le racconta dove ha portato il bambino. Lei non esita un attimo ad andare a dirlo subito a Zuleila. La giovane donna è distrutta dal dolore e chiede a Gulten se è sicura delle informazioni che ha. A quel punto Gulten la rassicura e le dice che è tranquilla, che ha sentito perfettamente. E poi le dice anche: ti aiuterò io a trovarlo e lo cercheremo insieme. Da queste parole la loro riconciliazione sarà un fatto. Escono di nascosto dalla villa, a piedi, per raggiungere il luogo dove è tenuto il piccolo Adnan. Ma quando arrivano, vedono che Demir, avendo scoperto l'assenza di Zuley dalla villa, si è subito recato a riprendersi il bambino per portarlo in un altro posto. Dopo questo, Gulten sarà obbligata a dare le dimissioni dalla villa per aver aiutato l'amica, non comprendendo le ingiustizie che Zuleila è costretta a subire ogni volta. Il fatto è che dopo questa azione, Unka ed Emir non possono proprio più tollerare la presenza di Gulten alla villa e lei andrà a lavorare a casa di Sarmin. Zuleila crede di aver perso Adnan per sempre, poiché Demir gli ha fatto sapere che non avrà più notizie di suo figlio e che lui lo trasferirà in un collegio svizzero, così lei non lo vedrà proprio mai più. A questo punto Zuleila, non avendo nulla più da perdere, decide di dire tutto alla Kaya e gli scrive così una lettera dove gli spiega tutto e chiederà a Gulten di consegnargliela segretamente ed anche al più presto. Le anticipazioni terminano qui, ma per non perdere altri video, iscriviti al canale. Al prossimo video!